Good morning, buongiorno, and buenos dias. That's it. That's as far as I can go. I might be able to recall some Latin too, but you know, that's different. For the one person who may not know, everybody knows me, but in any event, I'm Anthony Tamburi. I'm the Dean of the John D. Calandra Italian American Institute, and I guess the president of the nascent Comitato chapter of the Società Dante Alighieri here at New York. And we're delighted to embark on this enterprise, which is something I think is very important, and I will speak to it a little bit later. But I want to first thank a few people who have helped make this possible and who, in the first few months of our discussions, have really demonstrated a sense of confidence in us here at the Calandra Institute. And of course, first and foremost, I need to thank the Segretario Generale, Alessandro Masi, who graciously invited me back in March to Rome to chat with everyone there about this prospect. So, Alessandro, con mille grazie, and we're looking forward to a wonderful collaboration in the months and years to come. I also want to thank, who's not with us here, Andrea Vincenzoni, who's also most hospitable in his own way when I was there. And of course, our, we might say, people on the ground, Silvia Giulia and Barbara D'Annunzio, who's also here, and whom, if you, some of you stick around for the workshop, will, from whom you'll learn a good deal. Roberto Dolci was really the sort of connection here at the beginning. And he's going to be involved, and so I need to thank him as well. And then always when I impose these things on the Calandra Institute, Rosaria picks up the ball and runs with it and has yet to drop any ball that I've thrown her way. So I want to thank you, Rosaria, for making this possible. We're going to hear from a couple of people. I'm delighted that we have both our Consul General, Francesco Genuardi, and the Director of the Italian Cultural Institute, Giorgio Van Straten. It's wonderful to have them here. I think it's a wonderful triad of Italian, the diplomacy, Italian culture, and Italian-American culture, and everything else that emanates from this institution that deals with Italian-American. But I want to, first we're going to see a video from the president of the Società Dante Alighieri. Sono molto contento che oggi a New York venga firmato un protocollo tra la Società Dante Alighieri, una società impegnata da più di un secolo per la diffusione dell'italiano nel mondo, venga firmato un protocollo tra la Dante Alighieri con il John Calandra Institute. E sono molto contento che il nostro segretario generale, dottor Alessandro Masi, sia presente in questa occasione. La presenza del segretario generale del nostro istituto dice l'interesse che tutta la Dante, come sede centrale, e tutta la Dante nelle sue diverse componenti ha per questo atto, che è un atto fondativo. Purtroppo la presenza della Dante Alighieri a New York è andata sfumando nel tempo attraverso una serie di vicissitudini storiche e questo ci dispiaceva molto. Ci dispiaceva perché noi sappiamo il significato che può avere una presenza a New York, non solo per la comunità italiana, ma può averlo perché New York rappresenta un crocevia di culture, di lingue, di incontri e ci deve essere la realtà dell'insegnamento della lingua italiana con i metodi e la qualificazione stessa della Dante. Io sono convinto che questo accordo con un partner prestigioso come l'Istituto John Calandra, e colgo l'occasione di salutare Anthony Tamburi che sarà presente segretario generale del Calandra, bene, io credo
che questa firma sia un momento importante. Gli studi italo-americani in un'ottica moderna, multiculturale, multilinguistica, potranno, come dire, trovare un nuovo slancio. Io so che Anthony Tamburri conosce molto bene le problematiche delle comunità italo-americane, conosce la diaspora italiana nel mondo e promuove occasioni per la diffusione, la conoscenza non solo della lingua e della cultura. Ma oggi l'Italia è diversa, l'Italia fuori dall'Italia è qualcosa di diverso e l'Italia nei confini nazionali è una realtà diversa che si vuole gettare nel quadro della globalizzazione, superando stagioni di introversione. Allora io faccio tanti auguri e il dottor Masi porterà i miei auguri. Io faccio tanti auguri perché la Dante rinasce a New York con un'immagine innovativa e competitiva. Faccio tanti auguri e saluto con grande simpatia i presenti e anche con una grande attesa che da questo accordo possa nascere una nuova impegnativa attività. Vi saluto da Palazzo Firenze a Roma e vi faccio di nuovo tanti auguri. Let me just say hello to two people in the audience. Joseph Sciame, who has too many titles for me to run through, but who's past president of the Order Sons of Italy National, who's also past chairman of the Conference of Presidents, and who is also the current president of the Italian Heritage and Culture Committee of New York. Hello, Joe, and also a friend, Barbara Faeda, who is the associate director of the Italian Academy for Advanced Study in America. And we have our other organization here that collaborates with us, and that is Ilaria Costa, director of IACE, the Italian American Committee on Education. These are all, what's really nice here, and I'm gonna riff a bit off of President Ricciardi. What's really nice here is that we have both Italian from Italy, we have Italian in the United States, and we have Italian American, and we have both culture and language that come together. And that type of network is extremely important to exist, and now we're going to have it also with Rome, and that makes it even greater because that with the Dante Società Dante Alighieri, it opens us up to another network here in the United States, so which is wonderful. So at this point, I want to ask our friend and our Consul General Francesco Genuardi to come up and say a few words. Grazie, thank you, gracias. No, buongiorno a tutti. Grazie Presidente, un caro saluto al Segretario Generale Alessandro Masi della Dante Alighieri, al Direttore dell'Istituto di Cultura, al Multicappello di Joe Sciame con tutte le iniziative, a Barbara Faeda, a tutti i presenti qui, alla Direttrice dell'Ufficio del Governatore dello Stato di New York. It's very important your presence, it means a lot for us, thank you. E credo che oggi sia una bella giornata, caro Presidente, perché non solo meteorologicamente qui a New York, ma la rinascita, il ritorno della Dante Alighieri a New York è una bellissima cosa. È una società fondata nel 1889 che ha tantissimo passato, che ha molta gloria, ma noi crediamo tutti che sia una società, una funzione, una necessità, quella della Dante, che ha anche tanto presente e tanto futuro. Il fatto che venga a New York in partenariato con voi credo sia una cosa importante, utile e che rafforzi lo sforzo collettivo che stiamo facendo tutti qui a New York per promuovere e rafforzare la lingua italiana. Lo facciamo ogni giorno, quindi spesso a New York noi che lavoriamo qui in istituzioni ci sembra riduttivo parlare di settimana della lingua italiana o di mese del Cultural Heritage Month, perché questo lo facciamo ogni giorno, ogni mese a New York.
Quindi vorrei sottolineare l'importanza del gioco di squadra e della partnership. Inserendosi la Dante con voi, con questo accordo di partenariato, credo che riparta col piede non giusto ma giustissimo, perché riparte con una volontà di fare squadra con l'Istituto di Cultura, con l'OIACE che vedo presente qui, con il Consolato e con la miriade di reti di istituzioni italiane che operano qui sulla lingua italiana. Noi credo che dobbiamo sfatare il mito, la leggenda che l'Italia sia un paese che non sia abituato, non abbia nei geni il gioco di squadra. Non credo che sia così, caro Presidente, anche perché mi pare di ricordare che abbiamo vinto dei mondiali di calcio forse 4 volte grazie al fatto che siamo una squadra e non ci ricordiamo poi i grandi campioni che hanno fatto vincere, ma l'Italia è una squadra, lavoreremo ancora più intensamente tutti insieme, dobbiamo fare veramente whatever it takes here in New York to promote the Italian language, and I'm sure that with the creation of this new Dante Alighieri chapter is a good opportunity, a strong opportunity to give new life to Italian culture, Italian language. Lo faremo insieme, sarà parte di un cammino bellissimo. E devo dire che in questi ultimi anni, sotto la leadership del Presidente Riccardi e del Segretario Generale Masi, la Dante Alighieri sta vivendo una nuova e diversa stagione, ancora più legata, diciamo, all'era contemporanea. So che il Presidente Riccardi, appunto, ha voluto proprio come suo, diciamo, marchio di presidenza cercare di allontanarsi da quello che è chiamata la Italnostalgia o da certi schemi del passato, dall'introversione, appunto, ma di essere una Dante Alighieri moderna, aperta alla globalizzazione, aperta alle tante sfide, le tante opportunità che l'Italia ha davanti, e la città di New York è il palcoscenico d'eccellenza per raccogliere tutte queste sfide e camminare tutti insieme. Quindi grazie e auguriamo veramente una stupenda e lunghissima vita al capitolo da Dante Alighieri di New York. Grazie a tutti. Here in the state of New York, Italian Americans occupy 3 of perhaps the 5 or 6 most important positions in the state. That is, we have a governor who is Italian American. We have a mayor of New York, which is really not just the mayor of a city, but is always on the national stage. Whoever that person may be is an Italian American. And we have also the state comptroller, the person who's in charge of making sure the money is spent, who is also Italian American. So we occupy 3. We're going to hear from one of those offices, and that is Dolores Alfieri, who is director for Italian affairs for the governor, Andrew Cuomo, of New York. Thank you for having me on the governor's behalf. The governor sends his greetings as well as his regrets that he couldn't be here himself. But he did want me to come out and congratulate you all on this new endeavor, which we know is undoubtedly going to highlight Italian language and Italian culture throughout the great state of New York. So auguri and grazie. Up the street at 686 Park Avenue is Giorgio Van Straten, who, in addition to being the current director of the Istituto Italiano di Cultura, is a very well-known and prize-winning novelist in his own right. Prego. Sì, il console ha appena detto che siamo un sistema, quindi, diciamo, mi sento totalmente rappresentato da quello che lui ha detto. Posso aggiungere che effettivamente io credo la rinascita qui a New York della Dante Alighieri è fondamentale, perché in realtà la lingua è il punto su cui io credo la penetrazione della cultura italiana in una realtà come questa, tanto ben disposta nei nostri confronti, però è l'elemento di maggiore debolezza. La lingua è abbastanza poco parlata e poco conosciuta, e d'altronde io credo che la lingua sia invece un fondamentale veicolo anche per comprendere la cultura di un paese, diciamo, in modo più approfondito. E quindi credo che aggiungere un altro tassello, diciamo, al sistema di promozione della lingua italiana qui a New York sia assolutamente fondamentale. Quindi benvenuti, fra l'altro riprendiamo un cammino che era rimasto, diciamo, nelle mani di un mio predecessore come direttore dell'istituto. Oggi riparte, ripeto, io sono fiducioso che possa collaborare con tutti noi nella crescita, ecco, dell'attenzione
anche per questa lingua che io appunto ora ho parlato, proprio perché penso sia giusto in un'occasione come questa usarla. Grazie a tutti. I need to recognize someone else because but in the spirit of, I guess in the spirit of hypercorrecting and not sort of bringing into the conversation family, we should recognize the chairwoman of the National Organization of Italian American Women, who is Maria Tamburri. She's here with us. Unfortunately, the President Matto sends his regrets that he couldn't be here. He is extremely enthusiastic about this adventure that in which we're embarking, and he has been, since his arrival 3 years ago, immensely supportive of this institute, and so I need to thank him for that. I want to, before, and I'm going to ask now Segretario Generale Masi to come up and make some comments, after whom then I will make some comments, but I want to again riff off of President Riccardi. I was delighted that he used the word diaspora, because I think it's a word that we need to use when we talk about Italian movement and fluxes of people as they from Italy, as they move, and of course the children and grandchildren and great grandchildren, etc., as they move around the world. I was delighted when I first visited in March the office of the Società Dante Alighieri, and I love Piazza Firenze in Rome. I just love that combination of Firenze and Rome. And Piazza Firenze in Rome. I was delighted to see one of the issues of the MAG of the journal that the Società publishes had the Italian diaspora as theme. And I just thought that was great, because I think that sense of recognizing that there is this thing called an Italian diaspora is extremely important. And I think what it does is just sets up a greater greater possibilities of a greater network, and it's something we need to work for. Some of us call it one thing, some of us call it another, but I think we're all sort of on the same page and we're all looking in the same direction, so that's important. It is a pleasure now for me to call to the podium Dr. Alessandro Masi, who is the Segretario Generale of the Società Dante Alighieri. Vorrei porgere i saluti del nostro Presidente Andrea Riccardi, come già avete ascoltato dal video, all'illustre console generale Genovardi, al nostro direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, Stratten, ovviamente al professor Tamburri, agli ospiti, a chi mi ha accompagnato, Silvia Giugni e Barbara D'Annunzio, al professor Roberto Dolci, a tutti voi. Il Museion Alessandrino ospitava la sapienza del mondo, era un capitolo universale della conoscenza, una riserva infinita del capitale umano, tanto per citare un celebre film italiano, visto che siamo nell'ambito ancora della settimana della lingua italiana, che quest'anno è dedicata proprio al cinema, come sa benissimo il direttore. Nel Museion, come oggi a New York, vi era di tutto, e tutto sostava nel nome della pluralità e del multiculturalismo. La sapienza era patrimonio dell'umanità, quella stessa umanità che oggi è qui presente. Dante, la Dante, oggi qui al Calandra, ripete il verso della storia proponendo l'offerta di una cultura che vuol dirsi universale sotto ogni forma. Mi viene in mente, e non posso fare a meno di citarlo, Elio Vittorini, vittima del fascismo, per tanti versi, che fu uno tra i primi a portare la letteratura americana in Italia. Con lui ripenso anche a Pavese, ripenso alla Fernanda Pivano, che stiamo celebrando in questi giorni a Roma, e mi commuovo al pensiero di come ci è stata raccontata la vita d'America anche dal regista Sergio Leone. Credo che noi italiani, come c'era una volta in America, abbiamo avuto modo di capire una parte della nostra storia. Straordinario regista. Quello che noi stiamo per siglare, grazie al professor Tamburri, è un atto di fede che ci lega a questa straordinaria nazione, che, occorre sempre ricordarlo però, giusto ricordarlo, ci ha liberato dal male. La lingua e la cultura italiana sono testimonianza di questa fede che il Calandra Institute perpetua come liturgia del bene, e l'attenzione che noi diamo allo studio della lingua italiana, a quello che
oggi verrà avviato come primo corso di formazione, è un dovere per tutti, è un dovere per noi italiani, per la Dante, per diffondere la lingua di Dante, e avete sentito il bel verso fiorentino da parte del direttore, ma è uno scambio fondamentale di civiltà, di conoscenza, di fratellanza tra due popoli come quello italiano e quello americano, che si sono incontrati, mai scontrati, incontrati sul piano della storia, con beneficio di entrambi. Credo che questo beneficio, questo lavoro continuo, questo cantiere di pace, di cultura, di dialogo, questo esempio che l'America dà a tutti di ampia democrazia, di assorbire culture plurilingue, le pluridiversità, quelle che tutti invochiamo, ma poi in realtà nei fatti qui accadono, sia un dato molto importante. Per questo nel portare i saluti del nostro Presidente Andrea Riccardi, che avete già ascoltato, penso che sia bene celebrare questa giornata nella sigla, ma soprattutto in quello che saranno i motivi di studio e di riflessione che verranno dopo, introdotti dal corso, sia bene portarli con noi come buona memoria, come buona pratica per il futuro. Grazie. I'd just like to make a few comments why we're here, why I think it's important. First of all, I should tell you that we're still putting together advisory boards and an executive council. We will soon have a website, and so whatever we do now, probably in the next month or 6 weeks, should be available. But as you walked in, you saw a statue, you saw a mold of a bust of Dante, and it's normally one might think, well, it's just one of those many statues of Dante Alighieri, but that one has a certain historical significance because it was done in 1919 by Onorio Ruotolo, who was one of the well-known sculptors, Italian immigrant sculptors of the time here in the United States, and who's gone on to do other things for which he is most famous. He was more famous as a sculptor for his sort of portraits of many famous people. So, and of course he did Dante. We were lucky, we ended up with this mold. It was just pure happenstance. It ended up in the basement of a woman in Syracuse whose grandfather was a friend of Ruotolo. And she just carried it around with her. And one day she called us up and asked if we were interested, and all we had to do was pay the freight, and it was very inexpensive. So from Ruotolo to FedEx to the Calandra Institute, here we are with that statue. So that statue will now greet everybody and anyone who walks into this institute in an official manner now, Sal. And this is the home of the New York Comitato, the Società Dante Alighieri. But you know, why this? Well, because first of all, as people have said, the Società Dante Alighieri has been around since 1898, and it's been around promoting the language and culture of Italy throughout the world. I believe, as I said before, a chapter helped us create a professional relationship dedicated to the teaching of Italian language and culture outside of Italy, and specifically here in New York. And as we partner with the other comitati or chapters here, we'll obviously go up to Boston and maybe go down to Washington, D.C., and so on. This also, as I said, strengthens ties between our countries. I think it's extremely important that there be this this strong relationship, especially with regard to the teaching of Italian, because we do it all differently throughout the different countries, and perhaps there is some overlap, and from that overlap we can make things better on the local level. This leads to a better understanding of the two cultures, for that some Americans, they've realized that Italy is not just the little mountain village or seaside shore of their ancestors, and it's not just of Leonardo and Michelangelo or Dante, Petrarca, and Boccaccio, but that there are other things going on. I was delighted to hear the name of Cesare Pavese mentioned today, because he's such an important figure in Italian culture and not perhaps as important abroad as he should be. And the other person that I'm going to mention here was not perhaps as important, as well known abroad as should be, is Giacomo Leopardi, because in a very sense, there'd be no European romanticism without Giacomo Leopardi.
That's at least my immodest opinion of the importance of Leopardi. So we will do a series of events throughout the year. Some of these events obviously will overlap with what we do here at Calandra, and that's a good thing. It makes things a little bit, it facilitates things a little bit better for us. And some of the things we'll definitely do one major workshop. And that's going to be organized, as reminded him the other day, by Roberto Dolci, who will be part of the officers and also be sort of our direttore per la formazione. So Roberto knows his work is cut out for him. And we will also, if possible, if you saw, we have an exhibit area. And if possible, you know, if there's something relevant we think is to not just Dante, but Italian culture, well, then we'll entertain those ideas, too, to have exhibits and see how that works out. So there's a lot to do. A lot of it is fortunately overlaps with what we do here at Calandra, and that's good. And we're just looking forward to a wonderful collaboration, direct collaboration with an Italian institution that is not just here in New York, whether it's Park Avenue or whether it's the up on Amsterdam Avenue or whether it's somewhere down in on West 12th Street, the Casa Italiana, which is another friend of ours, but also now with the Società Dante Alighieri in Rome. And so with that, let me ask Secretary General Mazzi to join me here so we can sign both, sign the agreements, and then we can relish in and congratulate ourselves. As we say in English, signed, sealed, and delivered. Grazie. Una piccola cerimonia, se me la consenti. Prego. Noi diamo ovviamente dei riconoscimenti per l'impegno per la diffusione della lingua italiana. Credo che sia doveroso, come tutti, ringraziare sentitamente il professor Anthony Tamburi per i suoi studi di italianistica, per tenere così vivo e acceso questo faro tra l'Italia e l'America, promuovere la cultura italiana. Oggi ovviamente l'atto sancisce quello che per Tamburi è stata ed è e sarà la sua esistenza di studioso, e gli abbiamo dedicato il premio Dante Alighieri. Si tratta della più grande statua al mondo di Dante, resa la più piccola. Ed è la statua che oggi sorge a Malta, è ridotta in un qualchetto di bronzo, però è molto significativa per noi. Tra l'altro la puoi usare anche come timbro, non devi tirarla mai contro qualcuno. Quindi abbiamo messo anche la ceravacca. E qui c'è un... Grazie. Vogliamo riconoscere anche questa giornata così importante, un pensiero al nostro console generale Genuardi, che così gentilmente ha voluto assistere, darci il suo saluto e devo dire sempre la sua attenzione a tutte le attività della Dante. Quindi, console, un piccolo ricordo, la medaglia. Bellissima. Mandato ovviamente al nostro anche direttore dell'istituto, che non solo è un ottimo direttore, sta per noi a nostro giudizio, sta facendo un grande lavoro qui a New York, ma ha un'illustre storia, ha una biografia importante. Il fatto che sia a New York un uomo di questa levatura deve essere veramente per la città un onore e anche per lei un dovere, però.
E per il governo della città di New York, credo che sia importante ricordare anche per voi l'attenzione che date sempre alla cultura italiana. La ringrazio molto per quello che lei ha detto. Quindi da Roma un pensiero sicuramente che ci deve tenere uniti anche per il futuro. Grazie.